Bentornato al corso di copywriting segreto. Come avrai capito dal titolo, in questo video parleremo di titoli, appunto, scusa la ripetizione, in grado di catturare l'attenzione di tutti. In verità, nel titolo non c'è scritto questo. Nel titolo abbiamo un lancio veramente molto forte. Scopri come la politica e la Chiesa ti manipola, una cosa di questo tipo. Allora, perché dare questo titolo al mio video e soprattutto nel video di oggi parleremo veramente di questo? Sì e no, o meglio, parleremo di questo, ma non nel modo in cui ti aspetti tu. Perché? Perché il titolo che io ho utilizzato per attirare la tua attenzione è proprio uno dei metodi più utilizzati nel mondo della comunicazione per far sì che le persone accettino le suggestioni che poi vengono date successivamente dall'articolista piuttosto che dal giornalista della questione. Ti spiego bene cosa vedremo in questo nuovo video. In questo nuovo video vedremo alcuni schemi potentissimi per scrivere dei titoli che attirino l'attenzione di chi ha visto il tuo articolo, ma soprattutto facciano in modo che poi la persona, una volta letto l'articolo, sia talmente condizionato dal titolo che tenda ad accettare quello che c'è scritto all'interno dell'articolo stesso. Perché poi nella prossima lezione invece inizieremo finalmente a parlare dell'articolo proprio, quindi come indurre all'interno dell'articolo una serie di comportamenti in chi legge, quindi come modificare la percezione che le persone hanno delle cose mentre stanno leggendo l'articolo. Perché ricordati una cosa molto importante, sia del mondo della pubblicità, ma anche del mondo delle relazioni, del commercio o di qualsiasi tipo di mondo o della comunicazione, e quindi qualsiasi mondo, poiché tutto è comunicazione. E la cosa importante che tu devi sapere è che non è importante quanto la persona veramente voglia il tuo prodotto, voglia la tua arte o voglia la tua persona, sei tu che devi essere in grado di farglielo desiderare. Allora, finalmente iniziamo questo video e vediamo la prima tecnica da utilizzare, quella che ho utilizzato io oggi, per attirare clienti o persone. La prima tecnica, appunto, è il titolo shock. Qualsiasi titolo che inizia con scandaloso, sorprendente, censurato, ha il potere di far credere alla persona che all'interno di quell'articolo o di quel video ci siano delle informazioni riservate e di conseguenza, riservate o segrete e di conseguenza di maggior valore rispetto alle informazioni che può ottenere tutti i giorni leggendo un giornale o navigando online. Quindi non è importante che l'informazione contenuta all'interno dell'articolo o del video sia veramente riservata, ma è importante che la persona pensi questo. Quindi questo titolo scandaloso, censurato, non solo ha il potere di attirare persone, perché quando io leggo che all'interno di quel video c'è qualcosa che nessun altro mi ha rivelato, mi viene voglia di vedere l'articolo o il video stesso. Ma la cosa importante è che condizionerò tutto il percorso del lettore, perché il lettore convinto che quell'informazione è assolutamente riservata o comunque per pochi e segreta, accetterà tutto quello che c'è scritto all'interno di quell'articolo come qualcosa di prezioso. Perché ricordati, una cosa non è preziosa perché c'è un valore oggettivo, ma è preziosa in base a quanto tu riesci a dare valore a quella persona, cioè al valore che tu riesci a dare a quella cosa. L'oro in realtà non è qualcosa di così più utile rispetto al bronzo, ma è proprio prezioso perché ce n'è poco. Se ce ne fosse tantissimo, probabilmente noi non daremmo quel valore all'oro e daremmo più valore al bronzo se ce ne fosse poco di bronzo. Quindi l'idea di dare un'informazione riservata a chi ti sta leggendo o che ti sta ascoltando trasforma automaticamente quell'informazione in un'informazione di valore. Il secondo titolo bomba che ti voglio insegnare oggi è il titolo Chi altro vuole? Chi altro vuole imparare come perdere 3 kg in 3 settimane? Chi altro vuole imparare come conquistare il ragazzo o la ragazza dei sogni? Chi altro vuole imparare come aumentare l'autostima in 10 giorni? Questo tipo di titolo, chi altro vuole, è molto potente perché utilizza la presupposizione. Se io utilizzo una frase del tipo chi altro vuole, do per scontato che qualcuno è già riuscito a ottenere quell'obiettivo. Quindi quel titolo diventa credibile, perché non ti sto dicendo che
io ti propongo qualcosa senza dimostrazione. Ti sto dicendo che qualcun altro l'ha già fatto e di conseguenza quello che io ti sto per proporre è una cosa di qualità ed è una cosa efficace. Non è detto che sia così, ma è proprio il tipo di titolo che fa pensare questo. E per un tipo di meccanismo mentale, detto profezia che si autoadempie, quando noi crediamo fortemente ad una cosa, il nostro inconscio fa in modo che noi mettiamo in atto una serie di comportamenti per ottenere quella cosa. Poi di questo ne parleremo nel prossimo video, però per ora ricordati che tutti i titoli che iniziano con chi altro vuole non solo sono attraenti, ma sono titoli addirittura che danno credibilità al prodotto stesso, all'articolo stesso, al video stesso che in quel momento stiamo proponendo. E su questa scia, abbiamo anche un altro tipo di titolo, quello che inizia con nuovo ed esclusivo. Esclusivo è molto simile al primo, titolo, quindi alla prima tecnica che ti ho insegnato, quindi tutti quei titoli che iniziano con censurato, scandaloso. Quindi ha il potere di rendere quella cosa per pochi e quindi di conseguenza preziosa. Nuovo, invece, ha il potere di far credere alla persona che quella cosa è evoluta rispetto a qualche cosa che è venuto prima. Se io ti dico una nuova tecnica di comunicazione, ti faccio pensare che questa tecnica è sicuramente migliore di quella che l'ha preceduta, anche se non è detto che sia così. Ci sono tecniche nuove, ci sono film nuovi, ci sono musiche nuove, ci sono prodotti nuovi che non necessariamente sono migliori di quelli vecchi. Ma l'idea di novità fa venire in mente inconsciamente l'idea di evoluzione, quindi qualcosa di nuovo e qualcosa di migliore. E questo accade spesso anche nei prodotti che tu puoi trovare magari al supermercato, biscotti nuova ricetta, magari sono gli stessi identici biscotti dove nel primo la farina era al 50% e nel secondo la farina è al 56%, al 48%, ma in realtà cambia poco, ma quel nuovo dà un valore maggiore a quel prodotto che lo fa apparire come qualcosa di evoluto, qualcosa di migliore. Una cosa che ti voglio dire prima di chiudere questo video, che sono sicuro ti potrà tornare davvero utile, è l'equivoco che c'è dietro la parola censurato. Ci sono molti video su YouTube, tu prova a cercare censurato su YouTube e ho vietato, io ho fatto un video tempo fa, lo intitolai Vietato e attirò diversi visitatori proprio perché era vietato o censurato. Ne troverai tanti di questi video, ma la cosa che ti può stupire è che dietro al titolo censurato c'è un errore logico davvero grande, perché se una cosa è censurata non la trovi né su YouTube né da nessun'altra parte. Ricordo anni fa una persona del mondo dello spettacolo, adesso non ti sto a dire chi, andava in tutti i giornali, in tutte le televisioni a dire che era stata censurata e quindi diceva: "Ah, non mi vogliono far parlare", e andava in tutti questi media a dire la sua, raccontando quella cosa che non gli avevano permesso di dire, che è un po' controsenso, perché se io vengo censurato, sicuramente non lo posso andare a dire a 420, nessuno lo saprà che sono stato censurato e questo viene utilizzato spesso purtroppo anche nel mondo militare. Vedremo infatti che nel mondo del commercio, nel mondo militare, a volte vengono utilizzate delle tattiche molto sporche per cancellare dalla coscienza delle persone alcune cose. Quindi ogni volta che trovi un titolo del tipo censurato o vietato, pensa che in realtà così vietato, così censurato non è, altrimenti non potresti trovarlo. Sicuramente non su un sito di grande, un sito di grande respiro come YouTube, quindi non è un sito segreto. YouTube puoi trovare qualcosa di veramente censurato, in TV puoi trovare qualcosa di realmente censurato, forse lo puoi trovare in qualche sito sperduto per il web, ma sicuramente non su un grande brand o su un grande media. Questo te l'ho detto perché vorrei che tu riflettessi su questo. Usa censurato, vietato, scandaloso, esclusivo per attirare l'attenzione, ma ricordati quando lo leggi che non è detto che questa cosa sia veramente la migliore o sia così riservata come vogliono farti credere. Ti ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ci vediamo venerdì prossimo con il nuovo emozionante video dove non tratteremo più dei titoli, ma inizieremo a vedere finalmente come sviluppare quindi il corpo dell'articolo, del video o di qualsiasi tipo di prodotto della comunicazione che vuoi mettere in piedi. Ciao da Marco.